Salve ragazzi e benvenuti a PlayStation Update, la rubrica di Everyeye.it che vi tiene informati sulle ultime uscite del PlayStation Network. Il team indie Spry Fox è conosciuto in ambito videoludico per aver dato i natali a Triple Town, uno splendido puzzle game pubblicato su PC e dispositivi mobile. Di conseguenza c'era molta curiosità dietro a Road Not Taken, l'ultimo lavoro della compagnia che adesso è finalmente disponibile anche su PlayStation 4. Il titolo ci mette nei panni di uno strano ranger incappucciato, il cui compito sarà quello di esplorare un'oscura foresta per aiutare i fanciulli che vi si sono smarriti. Il gameplay colloca un'anima da puzzle game in una struttura tipicamente roguelike. Nel momento in cui verremo sconfitti, la nostra avventura ricomincerà dall'inizio, con tanto di livelli nuovi di zecca generati casualmente da un algoritmo procedurale. Non manca la possibilità di stringere rapporti con i vari NPC che abiteranno il villaggio principale del gioco, anche se l'interazione con loro risulta in ultima analisi piuttosto meccanica. Il titolo è efficace e, per qualche ora, risulta sicuramente divertente, mentre scopriamo le varie combinazioni di oggetti, raccogliamo amuleti che potenziano il nostro personaggio e ci lasciamo rapire dalle riuscite atmosfere della produzione. Sulla lunga distanza, però, il sistema di creazione degli stage evidenzia qualche difetto e tutto l'entusiasmo iniziale rischia di spegnersi. Il gioco è comunque disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al PlayStation Plus. A distanza di quasi un anno dalla versione PC, l'eccezionale The Swapper arriva anche su PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita. Il puzzle adventure realizzato da Facepalm Games ha letteralmente conquistato i favori di critica e pubblico, grazie ad un level design semplice ma sempre intrigante, unito ad un setting fantascientifico ben studiato. The Swapper è un'avventura sci-fi nella quale esploreremo una stazione spaziale deserta, alla scoperta di una misteriosa civiltà. I temi trattati spaziano dalla metafisica alla filosofia, concentrandosi spesso sull'argomento dell'unione o della separazione fra mente e corpo. Tutto questo si traduce all'atto pratico in un gioco d'avventura condito da splendide sequenze platform, incentrate proprio sullo swapper, ossia uno strumento capace di creare fino a 4 repliche del personaggio principale, che si muoveranno all'unisono e nelle quali saremo in grado di trasferire la nostra coscienza. Una volta effettuato questo procedimento, tutti gli altri corpi saranno facilmente sacrificabili per la risoluzione di enigmi ambientali sempre ben studiati. Anche dal punto di vista grafico, il gioco non delude, proponendoci una gestione delle fonti di illuminazione ed una gamma di effetti visivi sempre molto curati. Il titolo è acquistabile al prezzo di 14,99€ e supporta il cross-buy per tutte e tre le piattaforme. PlayStation Vita accoglie questa settimana, oltre al già citato The Swapper, anche Metrico, bizzarro puzzle game scaricabile a 12,99€ oppure gratuitamente se siete iscritti al PlayStation Plus. L'avventura si basa principalmente sugli infografici, in quanto l'intero mondo di gioco è composto da diagrammi, barre e indicatori. Ogni nostra azione farà cambiare i valori di questi grafici, mutando di conseguenza la geografia di tutto ciò che ci circonda. Dovremo quindi studiare le nostre azioni per capire come le statistiche calcolate in tempo reale influenzino il mondo di gioco. Un progetto sicuramente interessante e originale. Passiamo adesso agli sconti. Fra i tanti che arrivano su PSN ci sentiamo di consigliarvi Wolfenstein The New Order. Il coinvolgente sparatutto in prima persona sviluppato da Machine Games è venduto adesso al prezzo di 49,99€. Meritano attenzione anche gli splendidi Transistor e Don't Starve, acquistabili rispettivamente a 14,99€ e 6,99€. Infine, qualora non aveste provato l'ultima avventura della bella archeologa Lara Croft, vi informiamo che Tomb Raider Definitive Edition potrà essere scaricato a 29,99€. Con questo si conclude il nostro appuntamento settimanale con gli aggiornamenti del PSN, con PlayStation Update. Ci vediamo come sempre venerdì prossimo. Ciao a tutti!